Ciao ragazzi, come va? Sì, allora, io non faccio un video da un po' di tempo perché giustamente avevo, come giusto che sia, i fatti miei da fare e quindi, siccome non ho molto tempo, ho detto vabbè, va, faccio un vlog per strada come una disperata con tutte le persone che mi fissano. Dicembre è un mese molto particolare perché diciamo che si sono accavallate tante cose una sopra l'altra e che comunque io ho cercato di incastrare come meglio potevo. Oggi vi farò partecipi di una delle mie giornate, delle mie tipiche giornate, dove ovviamente io cammino a piedi come sempre, cioè la cosa non è cambiata. Sono le 11, quasi e mezzo. Mi fate passare? Sì, grazie. E mi sto recando alle prove con la mia compagnia Liquid Company, Isola Acqua Sud, tutto diretto da Emanuela Pistone. Sto andando alle prove perché lunedì dovremmo andare a Roma a fare spettacolo. Poi torniamo martedì. Allora, quantificando la strada che io appunto sto facendo a piedi, al momento io sono andata da casa mia, zona Piazza Michelangelo, fino a zona stazione, ok? Cioè già stangai, manco tempo, capito? Uno stato pietoso che sembra un buffo. Io sono sempre in tuta e cammino sempre in tuta perché sono più comoda, perché non ho il tempo di allicchiettiarmi, mettermi gli stivaletti, le scarpine, le minchiate. Poi tanto cammino, sudo, che cosa mi resta a fare bene, scusate. In tutto questo sto ancora male, mesi e mesi che sto male. Per bimbi ed è una cosa che mi piace tantissimo. Ogni settimana io sono felicissima di vedere le mie bimbe, le mie principesse ballerine, e sono tanto felice. Così le bandiere per farmi capire il vento che c'è. Mica può essere scemunita che cammino a sciavento. Ania mania, voglio dire. Ah, tra l'altro prima un bambino è sceso dall'autobus, un bambino tipo di 12 anni. La cosa divertente è che appunto io faccio tanta strada a piedi. Sono già magra di mio, ovviamente camminando ogni giorno dalla mattina alla sera da un capo all'altro di Catania. Ovviamente io sono spesso, soprattutto in questo periodo, un po' sciupata e magari più magra. Mi devo sorbire la rottura di coglioni della gente che mi dice cose del tipo: ma sei troppo magra, ma mangi? Ma sei troppo sicca, ma stai bene? E chi non mangi? Della serie, signora, io mi calo magari a tia. Virio Mari, quando è bello. Fammi chi su belli e ti ispirano tanto vento quella fontana di merda. Cioè, poco fa sono uscita e siccome c'è vento e col vento devono tenere aperta quella fontana del cazzo, mi è arrivata tutta l'acqua addosso. Buon Natale!
coreografa. E stiamo andando dalla Catalla, una delegazione per pubblicizzare noi e i nostri prossimi eventi. E io cioè così, capito? Cioè vado da Castiglia, che è il mio mito. Ora non dico che vado a mendiro russetto, però manco caparombre se vadivo. Appena coi piedi. Non mi sento bene, bene. Vi ho risparmiato il momento in cui ero lungo mare e l'acqua del mare mi ha inondata totalmente. Il mio dramma è che non ho la macchina. Io sto male per questo, mi stanco sempre. Quindi ora vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Tutto questo per dirvi che sono viva. Ciao maniaci.